Robby si guardò intorno con circospezione. Era stata la prima a svegliarsi. Tutti gli altri dormivano ancora. Sentiva il rumoroso sonno degli altri bambini all'interno del dormitorio. C'erano gemiti e tosse come sempre, e dalla casetta sentì il regolare ronfare dei due sorveglianti, illustri patroni della casa degli orfani, Stramazzo e Tracarna, marito e moglie, detti poco affettuosamente le Iene, che, loro, dormivano in una vera casa con un vero camino. Davanti a lei la vallata si apriva sotto il sole e le montagne in lontananza sembravano azzurre. Sulle cime brillava la prima neve. Le garitte degli armigeri erano lontane e la parte bassa della radura era fuori dalla loro vista. Gli armigeri, secondo le Iene, servivano a proteggere i bambini della casa degli orfani, casomai qualche malintenzionato fosse venuto a fare non si sa bene cosa. Forse a rubargli i pidocchi che erano l'unica cosa che abbondava. In realtà, senza gli armigeri alle garitte, non uno solo dei bambini, neanche tra quelli più piccoli e scemi, sarebbe rimasto in quel tugurio orrido, in compagnia delle due Iene e del loro randello, a contendersi la polenta con i vermi, lavorare da non stare più in piedi, essere riempito di botte, crepare di freddo, o venire mangiato vivo dalle zanzare secondo la stagione. Robby non si mosse fino a quando non fu sicura che tutti dormissero e nessuno la stesse guardando. Anche se lo raccoglievi in un nido di pernice nella brughiera, su un albero di noci che non era di nessuno, o su un cespuglio di mori in mezzo alle spine, il cibo andava tutto consegnato. Se te lo mangiavi per conto tuo era considerato furto. Furto ed egoismo. Anche l'egoismo era un crimine grave. I genitori di Ymir, che era la bambina più amica di Robby, erano stati egoisti. Egoisti. E-go-i-sti. Come sillabava Tracarna ogni volta che lo diceva. Egoisti vuol dire che avevano cercato di pagare meno tasse di quelle che gli toccavano, con la risibile scusa che altrimenti i figli gli sarebbero morti di fame, e la ridicola pretesa che i fagioli e il grano che avevano tirato fuori dalla loro terra, staccandocisi la loro schiena e sputandoci il loro sangue, fossero roba loro e non della contea di Daligar. Per quanto riguardava i suoi, di genitori, Robby preferì non pensare ai suoi, di genitori. Cacciò il pensiero. Non quella mattina, non dopo aver scoperto dove le pernici tenevano i loro nidi. Si avvicinò lentamente, senza neanche andare in linea retta, così, se qualcuno l'avesse scorta, sarebbe riuscita a dare l'impressione di un innocente gironzolare a vuoto. Non era certa che fosse credibile che una ragazzina mezza morta di fame si mettesse a gironzolare nella brughiera all'alba, ma Tracarna e Stramazzo non brillavano per acume e poteva sempre raccontare di essersi svegliata per aver fatto un brutto sogno e di volerlo dimenticare. I brutti sogni erano frequenti. L'erba divenne più alta. Robby si mise a quattro zampe per sparirci dentro. Scivolò fino ai cespugli. Il nido era all'altezza del suo naso. Ci sbatté quasi contro. Dentro c'erano due uova, due momenti senza fame. Erano uova piccole, con i gusci picchiettati di un delicato color marrone, che diventava dorato nei punti più chiari. Robby prese un uovo tra le mani e ne sentì il liscio e il tiepido contro la pelle. Chiuse gli occhi per un attimo. Quando la stringeva a sé, la mamma gli aveva detto che quando siamo felici, le persone che ci hanno voluto bene e che non ci sono più, tornano dal regno dei morti per starci vicino. Ora forse papà e mamma erano con lei. Robby riaprì gli occhi. Guardò ancora una volta il suo incommensurabile tesoro di due uova di pernice. E poi lo intaccò. L'uovo che aveva in mano lo mangiò subito. Ci fece un buchetto sbattendolo contro un ramo e lo succhiò,
con una gioia feroce. Prima la parte bianca e poi quella migliore, la gialla, che scolò giù lentamente, goccia dopo goccia, con un piacere che rasentava la gioia di vivere. Il problema era l'altro. La prima idea era di sbafarselo subito. Quello che hai nello stomaco non lo puoi perdere e non te lo possono rubare. Ma due uova sono tante. Qualche volta la pancia, quando è molto abituata a essere mezza vuota, non tiene le cose, si mette a fare male e vomita. E poi, per quanto uno ci metta dentro, dopo mezza giornata la pancia è di nuovo rattrappita per la fame. Meglio mangiare un po' alla volta. Roby avvolse il secondo uovo in una grossa zolla di terra, a sua volta avviluppata in una manciata di erba, e se la nascose non nella grande tasca che aveva nella sottana e che serviva agli attrezzi per il lavoro, ma nell'altra, quella nascosta. Sotto la giubba di juta grigiastra e sudicia si era fabbricata da sola, usando delle grosse spine come aghi e un pezzo di spago rubato ai sacchi dove si teneva la polenta, una specie di ripiegatura dove poteva nascondere le cose. Una giornata senza fame. Roby respirò l'aria del mattino. Sarebbe stata una buona giornata.